Bella gente, anche se non mi vedete, in realtà ci sono e questa sera sarà Sharon a guidarvi all'interno dell'atmosfera. E buonasera amici di ITV, benvenuti a un'altra serata di Hit the Road. Come vedete, stasera purtroppo sarò sola perché il mio collega Jack si è ammalato, quindi gli mando un grosso bacio e spero che il prossimo sabato si riprendi, perché mi manca tantissimo e mancherà anche i nostri ospiti che andremo a intervistare. Stasera avremo, come ho già detto, un'altra serata all'atmosfera dedicata al carnevale, intitolata Carnival do Brasil. Qui abbiamo, potremo vedere le famose coreografie di Mr. Khan, le sue bravissime ballerine, i suoi abiti creati da loro e inoltre tantissime maschere. A cui faremo un'intervista fighissima. Vicino a me mi trovo una delle ragazze dello staff. Ciao Francesca. Francesca, ciao Jack. Ciao Jack, ci manchi. Francesca, allora cosa ci dici? Secondo te come andrà la serata? Sicuramente non è la prima serata che assisto qui, a parte che ci lavoro, faccio parte dello staff della discoteca. Sicuramente una serata piena di gente, come sempre l'atmosfera lascia il segno, come gli altri anni comunque anche questa sera c'è tantissima gente, tante belle maschere, c'è gente che si è distinta con delle maschere simpatiche. E niente, speriamo che, cioè, già la gente c'è, speriamo che insomma ne viene ancora tanta. Ci sono maschere diverse rispetto agli altri anni, vero? Sì, sicuramente la gente si è sbizzarrita, la maschera che mi è rimasta più impressa è sicuramente quella di Biancaneve, con una maschera che non c'entrava niente, il carcerato, cioè non lo so, comunque molto simpatica l'idea. Originale, originale. Non mi resta che lasciarti al tuo lavoro, perché comunque vedo che molta gente tende ad entrare, ansiosa per divertirsi, e a me non mi resta che dirvi seguitemi. L'ingresso di Sharon è per noi il segnale per scatenare l'inferno. Alzate il volume e godetevi lo spettacolo. Come ben vedete, anche a me tocca essermi travestita così da gattina. Penso che sia una bella maschera, almeno lo spero. Comunque adesso andremo ad intervistare i nostri amici. Seguitemi. Ed eccomi qui con altre maschere bellissime, tra l'altro, e originali. Mi trovo con Natale. Rossella, come mai avete scelto queste maschere? Mi è piaciuta e l'ho presa da Corsaro. Un motivo particolare? No, non c'è nessun motivo, mi è piaciuta e l'ho presa. Però ti sta bene. Ti ringrazio. E tu? Regina di cuori, diciamo che mi dicono che mi rappresenti, poi modestia a parte, non si sa. Sì, in effetti sì, ti sta molto bene anche a te. Grazie. L'hai fatto tu? No, non l'ho fatto io. Ciao ragazzi! Le maschere non mancano e Sharon se la sta cavando davvero bene. A noi non resta che continuare a divertirci. Eccomi qui con il nostro grande e mitico Gianluca Napoli. Buonasera. Buonasera. Tutto bene? Benissimo, tu? Posso fare io una domanda invece che tu la fai a me? Certo. Come ti trovi all'atmosfera? Benissimo. Tra l'altro ho conosciuto persone come te, stupende. Grazie. Comunque procediamo con l'intervista. Che serata si prevede? Stasera c'è la serata di carnevale, come ogni anno organizziamo questa serata che è basata sicuramente su questo, diciamo, tema carnevalesco, con le parrucche, mascherine, eccetera. E come ogni sabato sicuramente ci aspettiamo che sia una serata all'insegna del divertimento. E per le prossime settimane? Settimana prossima arriva lo Zoo di 105, poi ci sarà sicuramente l'arrivo del più desiderato Marco Bocci,
e poi non sveliamo niente perché le cose devono andare piano piano. Pian piano. Yes. E ora vi presento altri due nostri amici che sono... Agazio. Mirko. Ragazzi, insieme un saluto da ITV. Ciao ITV. Cosa vuoi rappresentare con questo costume? Io e mia sorella abbiamo deciso di vestirci la farfalla, anche perché abbiamo fatto un tatuaggio anni fa che ci rappresenta molto in quanto è sinonimo di libertà. Ce lo mostri? Come? Ce lo mostri? Sì, questo. Piccolino, giusto... Simbolo. Simbolo fra me e mia sorella. Comunque, sei molto carina. Una maschera bellissima. Ora ti devo chiedere un saluto a ITV. Un grande saluto a tutti i ragazzi e ai telespettatori di ITV. Buon carnevale a tutti! Caliente, frio, questo che tu tieni è mio. Caliente, frio. Ed eccomi in compagnia di altri tre baldi giovani. Ti chiami? Aldo. Danila. Mirko. Allora, tu cosa rappresenti? Rappresenterei un ricco sceicco, diciamo. Ma povero? No, vorrei essere ricco, in realtà sono povero. Tu invece? Un classico sbirro. Ho visto che prima puntavi la pistola. È il mio ragazzo, per fargli capire che deve stare attento questa sera. C'era un trucco, quindi. È uno sceicco, però fino a un certo punto. E tu invece come mai la prete? Cerco di portare tutti quanti sulla retta via. Proprio alla retta? Sì, retta via. E porta anche loro due sulla retta via. Soprattutto loro due. Ragazzi, un saluto da ITV. Ciao ITV. Ed eccoci anche qui stasera con il nostro Mr. Khan, buonasera. Buonasera a te e a tutti quelli che ci guardano. Ascolta, stasera cosa si prevede? Che serata sarà? Niente, la serata di carnevale. Non è un carnevale come tanti anni fa, perché è una tradizione che dalle nostre parti si è molto persa. Però c'è l'allegria delle maschere, del carnevale in se stesso. E ti dico la verità, dopo tanti anni vedo un po' più di maschere. Perché è una cosa che si è persa negli anni, non ti dico che stasera sta tornando, però vedo qualche maschera in più e questo mi fa enormemente piacere, perché riscoprire una tradizione che rappresenta soprattutto l'allegria. Come sempre vedremo i tuoi abiti, le tue creazioni, giusto? Stasera no, stasera nel senso che noi, che in pratica per noi è un carnevale ogni sabato, noi mettiamo su questo palco tante maschere, tante illusioni ogni sabato. Stasera tu vedrai, useremo solo i colori, perché vogliamo che il pubblico o le maschere che ci sono nel locale siano i protagonisti. E noi faremo i colori, loro faranno le maschere. Sarà sicuramente una serata bellissima, uno spettacolo bellissimo come sempre. Uno spettacolo un po' più sobrio da parte nostra e più allegro da parte del pubblico. Ascolta, un saluto al nostro Luca, che stasera purtroppo non c'è. E se ci manca Luca, quindi ciao Luca, torna con noi, al più presto. Buona serata. Ciao, grazie, ti vedo, ciao. Grazie Sharon, grazie Mr. Khan. Il vostro Jack ricambia con il cuore i vostri saluti, ma è il momento di tornare a divertirci. Vai, atmosfera. We'll be right back.
Mio. Maria. Nicola. Di cosa ti sei travestito? Mi hanno detto da Zorro, da Conte, dal supereroe di Sailor Moon. Non lo so neanche io, mi sono travestito. Un misto. Un misto. Tu da cosa sei travestita? Da gattina, come te. Wow, ho una mia parente. E tu invece? Non lo so nemmeno io, quindi non so nemmeno che cosa dire a voi. Un misto, anche tu. Più o meno, tu cosa vedi? Un Dracula, uno stregone e una persona normale. Ragazzi, un saluto ai TV. Ciao ai TV. Ciao ai TV. If this was the last dance of the night, will you join me till the morning light? Open Gangnam Style. Gangnam Style. Qui con Francesco. Francesco, come mai questo costume originale? È un'innovativa grazie alle mie amiche. Loro, le mie amiche mi hanno vestito così. Un costume abbastanza originale, devo dire la verità. Sono state brave. Sì, bravissime. Per la ballerina di Siviglia. Grandi amici abbiamo incontrato qui stasera. Tra l'altro abbiamo incontrato altre persone come Anna, Cristina, Gigi. Come mai Domenico non sei vestito? Ma perché mica sono nudo, dai. Non ti piace così. Una maschera originale. Come no, originalissima. Sono unico anzi. Ti ho visto un po' giù prima. No, assolutamente. Non l'ho pensato a come muovere l'Italia alla giornata. Era il trucco della maschera. Eh? Era la tua maschera. Certo. E tu invece? Cosa? Come mai non sei travestita? Perché io sono bella così. Questo è semplicemente vero. Ma poi non c'è nessuna maschera che possa coprire il mio volto. Sono bella così, vero? E tu invece? Mi hanno detto che sei di Catania, giusto? Ti trovi qui stasera, ti stai divertendo? Tantissimo. Come le trovi le poche maschere che ci sono? Ragazzi, un saluto ad ITV. Grazie. Ciao! Baby, 나는 뭘 좀 아는 놈 비는 놈 그 위에 나는 놈 Baby, 나는 뭘 좀 아는 놈 You know what I'm saying 오빤 강남 스타일 오빤 강남 스타일 삼바 아이디 삼바 지셨네 아이디
altro ragazzo senza maschera. Come ti chiami? Antonio. Come mai senza maschera? Perché è stata una cosa all'improvviso. Come mai? Perché non era previsto venire qua a ballare. Sei qui solo con la ragazza o con gli amici? No, con gli amici. Festeggi qualcosa? Come? Festeggi qualcosa? No, no, ci divertiamo come tutti i sabati. Mi suggeriscono che canti, sai cantare? Io canto. Ma un po'. Mi hanno detto, come mai non ti tagli la barba? Ma perché mi piace lunga. Oh, ti volevi fare, ti volevi mascherare per stasera. Ma no, no, a te ti piace la barba lunga? Non ho idea. Come, me la devo tagliare o sta bene così? No, no, dai. Senti, un saluto agli amici di ITV. Faccio un saluto agli amici di ITV. Cari amici, siamo giunti alla fine della serata. Come sempre una serata magnifica, piena di risate ed emozioni. Abbiamo visto i balletti di Mr. Khan, anche se questa sera ha dato spazio alle nostre ballerine del Brasile, che hanno fatto delle coreografie spettacolari. E grande emozione anche nel vedere gli occhi delle persone, beh, illuminati di gioia, perché dal divertimento. Ora non mi resta che salutarvi. Vi do un grande bacio a tutti quanti, soprattutto al nostro Jack, che ci è mancato tantissimo. Ciao ciao! Un saluto dal vostro Jack. Ci vediamo sabato prossimo, sempre all'Atmosfera, insieme allo Zoo di 105.